Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il barometro settimanale dell'oro di Trend Online, edizione 17 ottobre 2014. Passiamo all'analisi tecnica dopo aver visto, appunto, dopo aver letto l'analisi fondamentale che trovate legata a questo video. E possiamo notare appunto il recupero che l'oro ha messo segno dalla sessione del 6 ottobre 2014, quando è stato toccato il supporto a quota 1181,4 dollari per oncia. Possiamo vedere le quotazioni che hanno preso a salire, traendo beneficio, come abbiamo visto, dal crollo dei mercati azionari, dalla situazione di debolezza delle varie congiunture economiche. E ricordo che in questo momento, proprio mentre stiamo osservando questo grafico, è in corso il tanto atteso discorso di Janet Yellen, presidente della Fed. Vedremo appunto come reagiranno i prezzi, se vi saranno scostamenti di rilievo rispetto a quanto stiamo osservando nella prima parte della prossima settimana. Provvederemo a procurare un aggiornamento appunto in caso di scostamenti rilevanti. Per il momento possiamo vedere sul grafico che ci fornisce, come al solito, TraderLink tramite piattaforma Visual Trader, possiamo vedere i prezzi che hanno da prima sono da prima fuoriusciti da questo channel ribassista, hanno centrato il primo target e adesso è in corso un pullback. In ogni caso siamo all'interno sempre di un channel rialzista secondario, se così lo vogliamo chiamare. Dovremmo prestare attenzione a questa formazione che stiamo avendo, poiché questa che vi sto indicando, queste linee più sottili rosse, poiché potremmo essere anche in presenza della formazione di una bear flag. In ogni caso, questo lo vedremo nelle prossime sedute. Per quanto concerne i livelli di controllo del prodotto, possiamo collocare primo supporto quota 1225,8 e successivamente nuovamente in area 1180-1181 il supporto successivo. In senso opposto, sicuramente da monitorare l'area compresa tra 1260 e 1285 dollari per oncia in termini di resistenza. Questo era il grafico contratto continuous. Passiamo ad osservare il contratto in scadenza. Qua siamo su dicembre 2014, ci attestiamo quota 1234,3 dollari per oncia in calo dello 0,44%, analogamente a quanto accadeva chiaramente sul contratto continuous. Anche qua è evidente il breakout del primo channel ribassista e l'inserimento dei prezzi in un nuovo channel rialzista. Per chi osservasse il contratto corrente, quindi il contratto a scadenza e non il continuous, primo supporto 1232,8, successivo 1184,2, e per quanto concerne le resistenze, da osservare l'area compresa tra 1262,9 e 1287,1 dollari per oncia. Terminiamo il nostro appuntamento e andiamo a vedere, sempre nel comparto dei preziosi, cosa sta accadendo all'argento. Argento, siamo anche in questo caso sul contratto dicembre 2014, prezzi a quota 17,27 dollari per oncia in calo dello 0,58%, un recupero di intensità più lieve rispetto a quella dell'oro. Possiamo vedere dopo i minimi della sessione del 3 di ottobre 2014, vediamo che i prezzi mettono a segno anche in questo caso un recupero che li porta a testare la prima resistenza a quota 17,825 e da seguito di questo test abbiamo uno storno, un lieve ritracciamento. Attualmente la situazione si propone invariata a quella presentata nella settimana passata nella nostra analisi. Per quanto concerne questo contratto, primo supporto in corrispondenza dei minimi a quota 16,64 dollari per oncia, prima resistenza a quota 17,825 e successiva 18,56, previa rottura di questa trend line ribassista viola, questa che vi sto indicando in questo momento. Terminiamo la nostra analisi, andiamo ad osservare sempre l'argento, ma sotto il punto di vista del continuous contract. Questo che vi proponiamo, appunto, il continuous contract del silver, proposto su base settimanale come time frame per avere una lettura più chiara dei livelli tecnici di rilievo. Possiamo vedere come
il supporto quota 16,59 abbia fornito, si sia rivelato un buon supporto. Abbiamo visto un break prima di questo channel ribassista, pullback sulla parte superiore e poi di nuovo ripartenza in salita. Ingrandiamo un attimo il grafico per rendere meglio l'idea. Ecco, questa è la nostra posizione attuale. Possiamo vedere sicuramente molto solido questo supporto quota 16,59 e decisamente di rilievo dal punto di vista tecnico, poiché un suo break ribassista potrebbe condurre i corsi ben più in basso, sino addirittura al test di quota 14,65 dollari per oncia. Quindi, per quanto concerne il continuous contract, primo livello di resistenza è collocabile a quota 18,175, al contrario, primo livello di supporto a quota 16,59, onde evitare affondi ben più pesanti che potrebbero estendersi, come abbiamo detto, sino all'area 14,65 dollari per oncia. Per questo appuntamento è tutto, vi aspetto la prossima settimana ancora per una nuova edizione del barometro dell'ora di Trend Online. Vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.